con Mister Sant'Alfonsi al termine dell'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione che prenderà il via domenica prossima, il 28, in casa con il Tolentino. Una vittoria per 3-1, che gara è stata? No, abbiamo trovato una squadra di pari livello nostro, di pari categoria, la Serie D, e sappiamo che è anche un'ottima squadra, non sta nel nostro girone e volevamo andare in difficoltà. Loro ce l'hanno messa tutta, siamo stati bravi a non andare in difficoltà, abbiamo vinto questa partita, ma più che altro non è importante il risultato, ancora oggi, da domenica sarà importante il risultato, è importante avere fiducia, prendere fiducia, dare fiducia ai ragazzi che stanno lavorando molto bene. Questi risultati sicuramente gli daranno ancora più morale, ancora più fiducia per i prossimi allenamenti, le prossime partite. Si iniziano a vedere anche buone giocate dal centrocampo all'attacco. Sì, ma possiamo ancora migliorare tanto. Sono d'accordo, sono soddisfatto, va bene, ma però possiamo fare molto meglio. Tante giocate a volte andiamo troppo in orizzontale, poco in verticale, invece dobbiamo andare ad attaccare gli spazi. Ci stiamo lavorando, stiamo facendo sempre meglio, dobbiamo ancora continuare a migliorare. Ieri sono stati ufficializzati i gironi in attesa poi di capire quello che succederà con le vicende del Teramo e il È Campobasso. un girone, lo so, ce l'aspettavamo, questo era il girone con le laziali, con le molisane, con le abruzzesi. È un girone difficile, l'abbiamo dimostrato l'anno scorso. Ci sono le romane che sono delle ottime squadre, anche il Fano, anche il Pineto. Tutti quanti ci affronteranno per vincere. Come dice il direttore, non dobbiamo perdere, dobbiamo dare sempre il massimo, onorare San Benedetto come ci vogliono i tifosi e sicuramente ci toglieremo grandi soddisfazioni.